della farmacia del Policlinico San Martino di Genova. Una scatola che è arrivata nella serata di ieri, circa alle 20:30, all'aeroporto di Milano Linate, che contiene le prime 320 dosi di vaccino anti-Covid. Ecco il momento della consegna nelle mani della dottoressa Sabrina Beltramini, direttrice della farmacia del Policlinico San Martino. Questo è il momento appunto della consegna, questo pacco apparentemente così semplice che contiene veramente la speranza nella lotta del Covid-19. Questo è il momento appunto della consegna qui al Policlinico San Martino di Genova. Vedete sullo sfondo della macchina anche i carabinieri e la polizia, ed ecco la dottoressa Beltramini che porta il pacco che sta entrando appunto nei magazzini della farmacia. Ora ci sarà un momento nel quale la dottoressa con i suoi collaboratori aprirà appunto questo pacco. Lo ricordiamo, contiene le prime 320 dosi di vaccino. Da ogni fiala verranno fatti 5 vaccini. Questo è il momento dell'apertura del pacco anche per controllare appunto. Oggi è una data simbolica, questo 27 dicembre in tutta Europa. Ecco il momento nel quale viene estratto questa scatola, ovviamente di polistirolo, perché ricordiamo che il vaccino viaggia ad una temperatura ben specifica, ed ecco che vengono tirate fuori le scatole, la prima scatola con le fiale del vaccino anti-Covid. Scatole che passano di mano in mano in questo momento. Ok, la dottoressa Beltramini ha detto ok, ovviamente il controllo di quello che c'è all'interno, ed ecco le fiale, sta contando ovviamente quante fiale sono all'interno della scatola, un'operazione molto veloce ovviamente, proprio perché deve mantenere la temperatura, deve essere messo subito all'interno del frigo qui della farmacia dell'ospedale. Direi che questo era un momento importante da farvi vivere insieme a noi. Ovviamente seguiamo il corridoio anche noi per arrivare al frigo dove verranno stoccati questi primi vaccini. Nella giornata di oggi verranno appunto inoculati 320 vaccini e 320 persone. Ecco, questo è il momento nel quale la dottoressa Beltramini, appunto, inserito all'interno del frigo le prime dosi di vaccino.